entriamo nella cucina di Mattina 9, nel Cucinando con MD. C'è una sorpresa per voi pubblico di Mattina 9, perché oggi non sono sola da sola, c'è Scefferio. E poi c'è un'altra sorpresa, abbiamo la compagnia della giornalista Maria Bertone. Buongiorno Maria, ben trovata nella nostra cucina di Mattina 9. Ben ritrovati, mi siete tanto mancati. Buongiorno a te. Insieme a Scefferio. Ciao chef. Ciao Mary. Perché oggi saranno in due a cucinare. Ah, in verità sarà da sola a da cucinare. Sola a cucinare. Da supervisori, eh? Perfetto. Mi stai sfidando. Non c'è sfida quest'oggi, però ovviamente noi salutiamo Maria Bertone perché la scorsa edizione ci siamo, lei insomma era colei che dava un voto, una votazione a tutti i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Napoli perché si cimentavano in ardite, ardimentose ricette e loro appunto, Scefferio e la giornalista Maria Bertone giudicavano. Oggi preparerà Maria una ricetta ovviamente con i consigli anche di Scefferio, certo. E hai deciso di portare una tua ricetta quest'oggi al nostro pubblico di Mattina 9. Maria, quale? È una ricetta che è una ricetta di famiglia perché mi è stata data da zia Maria, che è la zia di mio marito, che vive qua a Napoli tra l'altro, infatti, e cucina divinamente il pesce. Ma appunto per questo io non posso mettere bocca, assolutamente. Dobbiamo rispettare la tradizione. E quindi c'è questa ricetta. E quindi cucineremo questo calamaro ripieno secondo l'uso di zia Maria. Allora c'è già una ricetta, possiamo già darla ai nostri tre spettatori, magari la vediamo insieme. Pubblico di Mattina 9, la ricetta è appunto quella che ha detto Maria. Sono calamari di zia Maria e occorreranno, lo vuoi dire tu Maria, che cosa occorrono? Sì, ingredienti per 4 persone, 4 calamari, 4 patate, un uovo, pecorino fresco, prezzemolo, uno spicchio d'aglio, 200 ml di vino bianco, comunque quanto basta per sfumare, 5-6 pomodorini, 8 fette di scamorza affumicata, olio, sale e pepe. Perfetto, allora cominciamo immediatamente a cucinare. Maria preparerà dunque questa meravigliosa pietanza. Allora, gli ingredienti sono qui, ci siamo già anticipati. Abbiamo anticipato un po' la linea perché altrimenti non avremmo, non saremmo andati nei tempi. E ti anticipo solo dicendo che abbiamo spolentato le patate e le abbiamo fatte diventare purea. Una purea. Okay? Adesso chef mi dovresti accendere questi fuochi. C'ho la cucina. Perché dobbiamo l'olio. Mettere un po' d'olio. Dimmi, basta. Basta. Ci mettiamo questo spicchio d'aglio. Perfetto. E facciamo rosolare i tentacoli aspettiamo del calamaro. Ok, aspettiamo. Cominciamo che nel frattempo, friga un po' l'aglio. La purea. Facciamo la purea. Allora, nella purea dobbiamo mettere sale, pepe, pecorino. Sì, chef. Un uovo. Sì, chef, guarda. Fai tu? Sì. Vai. Tu comandami. Chi dice cosa? Ok, è bellissimo cucinare così, mi piace tanto. Guarda, basta. Ok, va bene. Perfetto, le uova le tieni là. Eccolo qua. Quindi si va a realizzare prima la purea di patate. Dobbiamo mettere i tentacoli tagliati. Perfetto. Perfetto, quindi vediamo, lo diciamo, lo ricordiamo, insomma Maria abbiamo trovato appunto in questa gara di cucina delle ragazze alberghieri dell'Istituto Ferraiolo di Napoli, e che ritroveremo tra pochissimo, quindi tra poco Mattina 9 darà una nuova linfa vitale alla cucina di Scefferio, ci sarà sempre Maria Bertone, ci saranno ovviamente i ragazzi protagonisti di nuove ricette. Primo procedimento, Maria? Stiamo amalgamando l'uovo con le patate ridotte in purea. Abbiamo messo sale, pepe. Chef, mi serve un po' di formaggio. A disposizione. Allora, prego. Io vado a occhio, ma se vogliamo rispettare le quantità, l'abbiamo detto, sono 2 cucchiai. Maria, ti piace molto cucinare, vero? A me piace tantissimo. Tantissimo cucinare. Cucinare. Noi conosciamo questa passione. Tu sei una giornalista, la giornalista di Cronache di Napoli. Come riesci a conciliare questa duplice passione? Perciò piace cucinare. Diciamo che la cucina, chef, devi sfumare chef, un po' di vino. Perfetto. Però perdonami, non devi offendere alle nostre telespettatrici, perché ci sono molte telespettatrici passionali comunque. Tutte però passionali, amano, siete voi donne, dai. Amano venire direttamente a recarsi al ristorante mangiando sul serio che si trova a Nola. Quindi sono sì passionali, ma amano accomodarsi e gustarsi. Ok, perfetto, pranzo. Dimmi. Prezzemolo. Vai. Dicevi bene, siamo tutte Mariu, passionali. Siamo tutte passionali, non a tutti piace cucinare. Chi ama cucinare è bene che lo faccia. Io lo uso come antistress, dopo una giornata di lavoro, io anche alle 11 di sera mi davvero? Metto... Sì, sì, sempre. Tutti hai già l'idea di cosa cucinare, per esempio? Cioè, pensi... Un menù? I calamari, stasera, i calamari. Stasera calamari, ok, quindi zia Maria. Pronti, chef? Ok, adesso ti mettiamo raggiungo? Questo qui dentro. Anche con il liquido, va bene? Attenzione, sì, anche faccio il passo dietro. Perfetto. Perfetto. Riparto con il sughetto?
Con i pomodorini? Sì, vai. Ci anticipiamo un poco? Sì, ok. Perfetto. No, io di solito non cucino, anche perché la mia giornata, essendo legata agli eventi di giornata, è sempre molto variabile, quindi non riesco a stabilire a che ora posso tornare a casa. Quindi se ho un po' più di tempo farò una ricetta un po' più particolare, altrimenti sicuramente il tuo frigorifero è pieno di provviste, di ingredienti. E di surgelati. Quindi anche senti, a te che piace cucinare non manca di surgelati. Ho la sensazione. L'altro ieri hai cucinato tu, oggi la Bertone, non è che volete fare... No, chef, mai una cosa di tal genere, perché noi senza te, chef Ferri, in cucina in realtà siamo spente, non brilliamo, riusciamo a brillare di luce riflessa, quella di chef Ferri, no? Quindi attraverso lui noi brilliamo di tante buonissime ricette. Però vogliamo imparare, quindi con te, attraverso Maria, impariamo una nuova ricetta. Questa volta la ricetta è quella di zia Maria, la zia di Maria Bertone, però potete essere anche voi protagonisti delle nostre ricette scrivendo a Mattina 9 sulla nostra pagina di Facebook oppure a redazione mattina9@gmail.com. Preparateci le vostre ricette e noi le prepariamo proprio manualmente con la maestria di Chef Ferio e qualche altra volta di Maria Bertone, chissà, poi di volta in volta seguiranno nuovi artisti, nuovi personaggi. Maria, allora cosa vuoi consigliare? Cosa si fa? Passiamo al passaggio successivo. Sì. Adesso dobbiamo riempire il calamaro con questo ripieno, così come lo abbiamo. Perfetto. Possiamo migliorare questa ricetta dando un consiglio? Vai, certo. Se sbollentiamo un attimino il calamaro, ci aiuta a renderlo più rigido, quindi riusciamo a riempirlo più facilmente. O magari possiamo usare un sacco a poche. Anche. Infatti, senza beccuccio, perché poi ci stanno i pezzettini. La domanda, chef Ferio e Maria, era proprio questa, ma questo calamaro è precedentemente sbollentato? No, o in questo caso è crudo. Questo è solo pulito e crudo. Adesso lo abbiamo riempito, non lo dobbiamo riempire tutto, perché in cottura il ripieno si gonfierà. Si distingue il calamaro. Uscirà. Quindi adesso l'ho riempito a questa altezza, lo chiudiamo con mostriamolo alla telecamera, Maria, così. Eccomi, sono giusta? Guarda che manualità, bellissimo. Ti piace, chef? Brava. Bene, chef. Lo mettiamo in Vai. Padella. Oh, allora, prego. Ricordiamo, chef Ferio, come hai preparato questo sughetto anche l'ottimo. Allora, semplicissimo. Aglio in camicia che abbiamo tolto, pomodorini. In camicia vuol dire che c'è comunque ancora la pellicola esterna dell'aglio. Gli abbiamo aggiunto un po' d'acqua, quello che facciamo ancora adesso, guarda. Non saliamo perché abbiamo già salato il pomodoro, i ripieni e il tutto. Lasciamo cuocere a fuoco vivo. Moderato? No, vivo. Bello, vivo. E lasciamo. Quanto tempo? Ma la cottura circa 10 minuti, 15 minuti più o meno. Perché se no il calamaro, chef, giusto? Esatto. Io ho portato un'altra versione, ma non per far scomparire Maria, quella la cotta al vapore. Ah, questa è la versione cotta a vapore. Questa è la versione per quando si è a dieta. È esatto, vedi subito. Una versione un po' gourmet, Maria, intanto tu, adesso io voglio sapere da Chef Ferio come ha preparato questa versione e qual è la differenza. Guarda, rispetto a Guarda, lo stesso procedimento che ha usato lei, posso girare, come chef? Come no, lo stavo per fare. Lo stesso procedimento, invece della patata schiacciata, l'ho messa intera insieme alle zucchine e le carote, null'altro. È una dadolata? Esatto. Di patate. Io ho aggiunto lo stesso uovo che ha aggiunto Maria, quindi l'evoluzione di zia Maria, questo è okay, praticamente. Zia Maria versione moderna. Bravissima. Dopo diamo... E l'abbiamo accompagnata invece del classico sughetto con i pomodorini con delle vellutate di zucca, zucchina e patata. Niente di eccezionale. Lo stesso, quindi stupendo. Questo per dimostrare che c'è basta solo fantasia nei piatti, anche quelle tradizionali, quelle là classiche, tramandate, ecco in questo caso di zia Maria, che nulla a che vedere con quello là, quello di zia Maria, è tutto un altro sapore, là è un sapore, ecco, più apparire che... Oh no, sei d'accordo? Beh, quello è, credo che sia il piatto giusto quando uno deve un attimo non esagerare. Esatto. E qui allora anche questo all'occhio è ha la sua parte, l'aspetto scenografico di questo impatto scenografico. Questo è il classico calamaro da questo cena. È bello sostanzioso, un po' un piatto delle feste, diciamo, dai, non è una cosa che assolutamente fai no. Questo è un piatto che cucini anche... Ah, ma lo si può fare anche tutti i giorni perché è velocissimo come... Sì. Un piatto che cucini anche a tuo marito. Noi diciamo anche a pubblico che in realtà tu lavori anche con tuo marito, quindi c'è questo duplice compito, lavoro, donna, lavoro, è appassionata di cucina, ma tuo marito che svolge il tuo medesimo lavoro, cucini per lui, ti piace cucinare per lui, sì, come riesci a conciliare famiglia, lavoro, marito? Molti di noi non ci riusciamo. E tu, qual è il tuo segreto?
Il mio segreto è contare fino a 10 prima di parlare. Ed è una cosa alla quale sono arrivata dopo 10 anni di conoscenza. 10 anni, esatto. E quasi dillo, 5 perché di matrimonio. Tutte le donne... Ci sono arrivato anche io dopo 11 anni di matrimonio, si arriva alle stesse è conclusioni. Quello, quindi ecco, non sono solo. Non anche sono perché solo. Lavorando insieme, diciamo che si tende a portare a casa. Poi lui è il mio direttore, lui è il direttore editoriale di Cronache di Napoli. Per dindirindina. E lei è. Per dindirindina sono fuochi e fiamme sono la sera, in tutti fiamme. I sensi. Sono fuochi e fiamme. Però diciamo che a casa comando io. Okay. Perfetto. Quindi contare fino a 10 non c'erano dubbi. La divisione equa dei ruoli prevede che lui faccia il direttore esatto. al lavoro, io lo faccio a casa e soprattutto dietro ai fornelli. E quindi ti vendichi la sera, abbiamo capito, perché sei appassionata di cucina, la sera ti vendica attraverso il mangiare. Chissà quante volte tuo marito va a letto stordito. Guarda, nella sua tradizionalità. Mio marito è un'ottima forchetta, sebbene sia magrissimo ed è uno sportivo. E conviene, chef, non invitarlo mai a cena perché è molto dispendioso. È solo un piacere conoscere queste persone. È molto dispendioso, però devo dire la verità che mi dà sempre soddisfazione, perché è bello quando prepari qualcosa e c'è qualcuno. Chi l'apprezza. E quindi c'è ancora il detto di chef Ferio, cucinare per amore per tutti cosa. Quanti, chef. Ecco, nella sua tradizionalità di zia Maria, quindi sarà un piatto vecchio, non so zia Maria da quanti anni avrà, già l'abbinamento mare e formaggio. Perché lei viene dalla montagna, però ecco, si è trasferita a Napoli e quindi ha unito i due mondi. Ecco, sono abbinamenti che si fanno ultimamente, questi qua abbinati. Invece dimostriamo ai nostri colleghi che già zia Maria tempo fa già lo faceva. Possiamo sfatare alcuni miti. Abbiamo inventato quindi, l'acqua calda ancora noi cuochi, vero? Esatto, vabbè, ma tanto in cucina, nelle cucine casalinghe credo solo... si facciano le più grandi scoperte. Brava, non c'è nulla più da scoprire, assolutamente nulla più. Rivoluzioniamo solo quello che zia Maria un tempo già faceva. Ecco, quella è la prova vivente. Allora, io direi di avvicinare anche il piatto, la visitazione. Guarda, di Chef Ferio. È pronto. Ok, è allora, pronto. Io vorrei fare una precisazione. Sì, falla. La ricetta originale prevede Infatti. Che questo calamaro venga tolto dalla padella, affettato e poi rimesso con le fette di provola sopra che devono scamorza. Esatto. Che devono fondere. Ovviamente oggi per motivi provare. Di tempo... Ci e dipende provare. Chef, se hai le mani d'amianto e le taglie riesci io. A tagliarlo. Posso? Lo facciamo. Permetti? Vai. Vai, vediamo ecco. se ci riusciamo. Diciamo che il ripieno in questo caso è un po'. Non si è ancora compattato. Vedi? Però riusciamo in qualche modo. Lo tagliamo quindi caldo? Aspettiamo che freddi e poi lo deve rimettiamo. Freddare. Deve freddare, facciamo quindi così, pubblico di mattina noi freddare e poi lo reinseriamo secondo il consiglio di Maria Bertone e quindi della zia di Maria. Cuocere ancora in questo sughetto e poi metterci sopra appunto queste fettine di scamorza che poi devono normalmente fondere. Sì. Fondere, esatto. Così. Mettiamo la provola. Questa Vai. La mettiamo sopra. L'affettiamo. Allora linkiamo questo momento di diretta sulla nostra pagina di Facebook di Mattia Noi per vedere tutti i passaggi e per ascoltare appunto questo momento sicuramente divertente. Bello. Che c'è bello, stato bello. Quest'oggi ecco insieme qua. A Maria Bellissimo, Bertone, guarda. Giornalista di Cronache di Napoli e Chef Ferio, il nostro chef. Guarda, io lo assaggerò e lo copierò. Oh, che onore. E lo chiamerò il calamaro di zia Maria. Perfetto, lo ritroveremo nella ricetta di Chef Ferio. In questo caso zia Maria Bertone, però in questo caso, a me. Quindi grazie. Lo troverete da me. Grazie Maria Bertone, ti grazie ritroveremo a voi, grazie una a volta. Tutti. Grazie. Ciao, bacini Mariucci e Claudio per i saluti.